E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XR01 e oggi siamo al quindicesimo episodio di Pokémon Nero. Ragazzi, andiamo subito e sono carichissimo. Ok ragazzi, siamo usciti a... dalla Torre Cielo siamo usciti. Di qua che cos'è? Aspetta. Oh, che è sto posto? L'Interpoke sta squillando. Righi, sono mamma, come sei già sul percorso 7? Hai fatto tanta strada e in così poco tempo. Senti, come stanno i Pokémon? Senza di loro non avresti mai potuto fare tutta quella strada, no? Quindi io ne cura, mi raccomando. Sono sembrata troppo seria. Beh, dopo tutto sono stato allenatore prima di te. Comunque, buon viaggio. Ok. Che carina la mamma, ragazzi. Lei c'è una Pokéball comunque. Oh, attenzione, questo è un medico, ragazzi, che ci fa riposare. Ok, verdure, verdure, verdure. Allora, intanto vorrei prendere quella Pokéball, ragazzi, quella Pokéball qui sopra. Eteremax, va bene, forse qua non dobbiamo proseguire perché forse è per andare avanti, ragazzi. Ok, ragazzi, siamo tornati al centro Pokémon. Allora, questa che cos'è? Non credo di aver capito. Vediamo un po', ragazzi, vediamo un po'. Ok. Ok, tutti su aerei, tutte ste robe. Oh, beccafilato. Ok. Allora, andiamo ragazzi. Allora, siccome... Oh, 31, 35, 31, 31, 34, 31 ragazzi, non è male come cosa, sinceramente parlando, non è male, non è male. Allora, la palestra è qui sopra e io direi di andarci tranquillamente. Allora, una cosa molto importante. Raggio scossa anche Dracula la può imparare, ragazzi, attenzione. Raggio scossa. Può anche aumentare il suo attacco speciale. Regà, togliamo calmamente. Ok? Non so se ho fatto bene, ditemelo nei commenti, ragazzi, ma secondo me sì, perché lui è... No, attacco speciale, merda, eh. Lui è fisico, merda. Però una volta era speciale, ragazzi. È diventato fisico, a cazzo. Va bene. Allora. Lui è speciale. Fisico. Speciale fisico, entrambi, penso. Fisico. Entrambi. Minchia, difesa 62, difesa speciale 64. E lui è entrambi pure. Vabbè, diamme, 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 io, diamo acqua fresca. Ok, siamo pronti ragazzi ad affrontare questa mitica palestra. Allora, devo andare di qua, penso. What the fuck? Ok, e affrontiamo il primo, ragazzi. E affrontiamo il primo, ragazzi. Affrontiamo il primo. Attenzione. Tranquillo, ok. Va benissimo. Vai, Maresh. Elettrotela. Più veloce, ragazzi. È più veloce. Attenzione. Buono. Eterilama, va bene. Vai con energisfera. Individuo, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ancora individuo, ragazzi, non è possibile. Ok. Energisfera.
E mi ricordo che protezione individua soltanto una volta potevi farla, non due di fila, ragazzi. Ok, ci hai rimesso un'altra volta, tranquilla. Prova a fare energisfera, forse gli togliamo di più, ragazzi. Vediamo un po'. Oh, ok, gli abbiamo tolto di più, ragazzi. Però stavolta facciamo lacerazione. Bravo Maresh. Bravo Maresh, bravo Maresh, signori. Però dobbiamo curarlo ora. Quindi super pozioni. Minchia, ce ne ho soltanto 3, ragazzi. Attenzione. Ho soltanto 3 super pozioni, eh. Poi abbiamo acqua fresca e iper pozioni. Ok, ok, ci abbiamo un po', dai. Li devo ricomprare, ragazzi. Le devo ricomprare. Le devo ricomprare. Beh, lottiamo contro quest'altro. Oh, Ducklet. Oh, per 4, ragazzi. Lui è acqua e volante, eh. Dovrebbe essere per 4, ragazzi. Quindi si dovrebbe shottare tranquillamente. E infatti. Oddio, ma lei ha Swan, ragazzi, come Pokémon. Wubat. Io direi di mettere Kaiman, ragazzi. Perché secondo me con Joltik non morivamo, però rischiavamo. Quindi vai con Kaiman, sgranocchio, che è super efficace. Toglie di più e siamo più sicuri, ragazzi. Bravo Kaiman, bravissimo Kaiman. Andiamo. Ok, il secondo è andato, ragazzi. Dobbiamo andare di qua, penso. Vai. Bello questo poliziotto. No, pilota, pilota, che poliziotto. Arighi, arighi. Questo è poi pilota. Vincenzo è pilota. Ok, Ducklet, ragazzi, elettrotela. Dobbiamo shottarlo perché questo Joltik comunque è molto veloce, ragazzi. Non mi ricordo la sua velocità, ma è molto. 57 di velocità, ragazzi. Non è male, non è male. È molto veloce questo Maresh. Incredibile. Assurdissimo. Che shotta chiunque si incontri davanti. Tranne tranquilla, tranne tranquilla. Sigilif, merda. Mettiamo Kaiman, ragazzi, contro Sigilif. Meglio, meglio Kaiman. Ok. Anche Sigilif non ho mai provato, sinceramente, ragazzi. Schermo luce, va bene. Vesgon sgranocchio. Non l'ha shottato, ragazzi, strano. Ero solo. Ok, sgranocchio. E GG per Kaiman. Attenzione, questo Kaiman troppo forte, eh. Che posso dire ha caricato la Torre Cieli, ragazzi. Nello scorso episodio. Dracula livello 32. Etere Lama, ragazzi. Etere Lama. E Aerosoio se ne va. E Aerosoio se ne va, ragazzi. GG per Dracula. Che impara Etere Lama. Ok, andiamo avanti, ragazzuoli. No. Mi sono sbagliato qualcosa, ragazzi. Aspettate. Ah, devo andare lì sotto, ok. Mi sono accorto ora. What? Non sto capendo, ragazzi, scusate. Sono un po' stupidino. Ah, ok, forse ho capito, ragazzi. Ho capito, ragazzi, guarda dove ero. Fanculo, ma. Ok. Vai, lottiamo contro questo.
Non avevo vista quella freccia, ragazzi, sinceramente, non l'avevo proprio vista. Sono un po' stupidino. Ok, un pesante. Ecco. Un pesante rompe il cazzo, un pesante, ragazzi. Secondo me non lo uccidiamo. Ok, individua, va bene. Provocazione. Va bene. Abbassiamo velocità, quindi dovremmo essere più veloci noi ora. Giusto? Giustissimo. Ucciso un pesante, ragazzi. O un pesante, non so mai come si dice, sinceramente. Ok. Vai. Kaboom. Ok, vogliamo lottare contro questo qui, ragazzi. Siamo quasi alla fine della capo palestra, eh. Stiamo quasi arrivando, capo palestra, stiamo quasi arrivando. Zubat, ecco Zubat, ragazzi. Proviamo con Maresh. Proviamo, dai. Amnesia ci ha fatto. Cazzo, devo fare elettrotela, mi sa, vabbè. Energisfera. Sì, ragazzi, sì. Proviamo elettrotela. Cazzo, ci ha fatto attrazione. Bravo! Bravo! Cambia Pokémon perché ora c'è attrazione quello, ragazzi. Edrilama. Ti prego, resisti. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Poteva morire Kaiman in questa battaglia. Meno male che mi ha usato calmamente. Ma meno male, ragazzi, meno male, ti giuro, meno male. Usiamo acqua fresca a Kaiman, ovviamente. Mamma mia, meno male, ragazzi. Ok. Devo andare di qua. Oh, che figata. Vai, supera il cerchio. What a... Vai, supera il cerchio. No, non ce ne sono... Ma mi ha spiccicato il muro, ma sono morto, Cristo Dio. Comunque, eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi. Eccoci qui. Vai, andiamo. Mi piace volare con i cannoni, sono orgoglio delle mie palestre, ora ti divertirei un po' con me. Comunque posso dire che i cannoni sono la cosa più bella del mondo, perché voli, 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 e poi ti schianti contro il muro. Svubat! Allora, proviamo solo a fare una cosa, elettrotele abbassagli la velocità, ragazzi. Amnesia, ok. Cazzo, difesa speciale. Proviamo a fare un'altra elettrotela. Buono perché siamo attac abbiamo attaccato per primo. Perché trema questo Joltik? Cuore stampo, ragazzi, e so cazzi. Riusami cuore stampo, per favore. Acrobazia. Mo so cazzi, ragazzi. Cazzi amari. Dai con Edrilama. Ok, garanzia. Garanzia. Ok. Lo sapevo, ragazzi, lo sapevo. Lo sapevo. Raggio scossa, proviamo. Abbiamo so fatto bene a impararla, ragazzi. Ok. Aumenta attacco speciale, garanzia ancora. Ok,
Forse possiamo ucciderlo ora. Sì! Anche brutto colpo, olè. Ok, livello 33 per Dracula. Amphesant. Ragazzi, dobbiamo essere più veloci. Spero. Mamma mia. Oh my god. Swanna, ragazzi. Ti prego, devi essere più veloce. Ragazzi, Dracula con raggio scossa è fortissimo. Ma scherziamo? Così, easy, ragazzi? Attenzione! Non me l'aspettavo, raga, che raggio scossa c'è... Ha distrutto la capopalestra! Acrobazia è ottima, ragazzi, come mossa. È veramente ottima quella mossa di merda. Toglie tantissimo. Ok. Raga, ma raggio scossa quanto mi ha aumentato l'attacco speciale? Ero full attacco speciale, ragazzi. Ma stiamo scherzando, N. Per dimostrare di essere migliori, gli allenatori fanno lotte in cui i loro pomo rimangono feriti. Non posso essere l'unico a pensare che sia una cosa davvero crudele. Anche tu fai le lotte, però, N. Provo a chiedere direttamente al tuo pomo cosa ne pensa. Proprio così, sono cresciuto circondato dai pomo e per me è più facile parlare con loro che con gli esseri umani. E poi pomo non dirò mai bugie. Dimmi, Joltik. Parlimi un po' di Ricky, il tuo allenatore. Capisco, Ricky è di Soffolieve e vive lì con la mamma. Ora è in viaggio per comprare il Potex e per vedere il mondo con i propri occhi. Che sorpresa, pare che questo Joltik si fidi di te. E non è poco. Se tutti fossero come voi due, non servirebbe più liberare in massa i Pokémon per evitare che vengano sfruttati. Il futuro di Pokémon e uomini sarebbe al sicuro. Gagis ha sguinzagliato il Team Plasma alla ricerca di due pietre speciali, il Chiaro Lite e lo Scuro Lite. Quando un Pokémon leggendario abbandona la sua esistenza terrena, il suo corpo si trasforma in una pietra in attesa che venga al mondo un eroe. Riporterò in vita un Pokémon drago e diventerò suo amico. E verrò acclamato eroe in tutto il mondo e tutti mi vedranno. No. Il mio sogno è quello di cambiare il mondo senza lottare. Se si cerca di farlo con la forza, è inevitabile crearsi dei nemici. E a farne le spese sono sempre Pokémon sfruttati e feriti in lotta. I Pokémon non sono esseri inferiori da usare come ci pare e piace. Un po' mi spiace che questo significa anche distruggere amicizie rispettose, come quella tra te e i tuoi Pokémon. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Allora, ragazzi, spero che questo video con questa capopalestra magnifica, strepitosa che abbiamo fatto instant, vi sia piaciuto. Lasciate like, condividete il video e iscrivetevi. Ciao belli!